Benvenuti in questa importantissima lezione di nutrigenomica. Ci occuperemo di particolari sostanze, di particolari molecole, di particolari nutrienti presenti. Dove sono presenti questi nutrienti? Presenti in diverse parti delle piante superiori, quindi le piante più evolute, quindi fiori essenzialmente, frutti, verdure, e vedremo che come questi nutrienti sono tra le molecole che possiamo assumere naturalmente con l'alimentazione e sono tra le molecole più potenti della terra per la prevenzione di quasi tutte le patologie croniche. Quindi vedremo, vi farò vedere tantissime belle cose in questa lezione, tantissimi studi, vi farò vedere tantissime, vi porterò di fare tantissime conferme, sia da un punto di vista cellulare, sia da un punto di vista sia nel modello animale, sia naturalmente sull'uomo, e studi su come agiscono a livello del nostro DNA, su come sono in grado di prevenire quindi una marea di patologie croniche, su come sul grande loro potere, l'enorme potere antiossidante che hanno, addirittura molto più grande rispetto alle vitamine come la vitamina C e la vitamina E, che sono diciamo gli antiossidanti per eccellenza, e queste molecole, queste sostanze, questi pigmenti presenti nei frutti e nei fiori superano di gran lunga il potere antiossidante anche di queste vitamine, il cui potere antiossidante è già molto elevato, e le antocianine lo superano. Vedremo come sono di grande importanza nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, nella prevenzione dei tumori, anche se dovesse succedere che un tumore non maligno inizia a proliferare, ecco, contrastano la proliferazione. Vedremo come sono importanti nella prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, quindi del grasso addominale viscerale, di tutto ciò che può comportare, nella prevenzione delle neurodegenerazioni. Quindi neurodegenerazioni come il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer e via dicendo, in tutte quelle patologie, quindi essenzialmente le patologie croniche di base, come sapete, sono patologie che hanno di base un fortissimo stress ossidativo dato dalla presenza di radicali liberi che agiscono uccidendo, distruggendo le cellule o portando mutazioni e tant'altro. Ve l'ho spiegato nelle precedenti lezioni. Vedremo nell'importanza quindi in tante patologie che devastano l'Occidente, che condannano l'uomo d'Occidente a vivere da mezza età circa in poi, principalmente perché è a quell'età lì che iniziano a comparire le patologie croniche, che poi ecco, purtroppo dobbiamo portarci dietro per tutta la vita se non seguiamo un'alimentazione e uno stile di vita equilibrato. Ecco, prevengono veramente tantissime cose: il diabete di tipo 2, le capacità psicocognitive, poi vedremo anche questo particolare a riguardo. Quindi questo è un capitolo, questa è una serie di ricerche. Tra le varie ricerche che abbiamo visto, sono le ricerche che mi piacciono di più. Vi farò capire come agiscono naturalmente a livello cellulare, a livello del DNA, e vi farò capire
alcuni studi e conferme, diversi studi e diverse conferme, per cui è impossibile dir di no per ciò che vedremo e per quelli che sono gli enormi benefici delle antocianine. Vedremo dove si trovano e quindi vi farò capire quali sono gli alimenti che, appunto, grazie alla presenza di questi pigmenti, di queste molecole che altro non sono che pigmenti fondamentalmente, però aventi una miriade di effetti benefici che vedremo nell'arco di questa lezione, e se non riesco a spiegarvi tutto in questa lezione, poi continuerò con la prossima. E naturalmente quindi vi farò capire come questi alimenti non devono mai mancare nella nostra alimentazione. Se sono presenti, allora gli effetti benefici che hanno a breve termine, a medio termine e a lungo termine sono veramente inimmaginabili, sono veramente incredibili. Quindi vi consiglio vivamente di seguire questa lezione. Mi raccomando, state bene attenti prima di continuare. Non è che dopo avervi spiegato gli effetti salutari di tutti questi nutrienti, sia delle altre lezioni, sia di queste lezioni, allora questo significa che voi pensiate di potervi dare alla pazza gioia, quindi mi mangio carni rosse a volontà, mi mangio salumi a volontà, mangio latticini e derivati a volontà, faccio una dieta pro-infiammatoria a volontà, tanto poi ci sono le antocianine che risolvono il problema. Mi raccomando, perché non è così. Io lo dico perché purtroppo alcuni di voi cadono in questo dubbio e ne ho avuto esperienza diretta. Ma è sbagliatissimo un pensiero del genere. È ovvio che questi frutti che vedete qui e altri che vi dirò vanno inseriti e fanno parte comunque della dieta mediterranea, di tante altre diete che comunque hanno tutti questi frutti ricchi di antocianine, in modo equilibrato. Quindi è ovvio che non bisogna distruggersi la vita per poi pensare che che ci sono le antocianine che risolvono tutto, perché non è così che vanno le cose. Va bene, detto questo, purtroppo mi dispiace dirlo, ma lo dico perché a volte capita che, appunto, la gente pensa di potersi dare alla pazza gioia e poi risolvere il tutto dicendo: vabbè, tanto mangio tante arance, vabbè, tanto mangio tanti frutti di bosco, però non è proprio così che vanno le cose. E vi ho già detto, e questo lo sottolineo, che questo è un corso di nutrigenomica, quindi che lo capiate o no, io sto parlando di massima con gente, ok, laureata, ok, che vuole approfondire maggiormente la nutrizione umana, ma anche con gente che non è laureata, quindi che capisce il succo essenzialmente del discorso. E quindi può cadere molto più facilmente. Ovviamente una persona laureata non cade così facilmente in quello che sto per dirvi. Però tante persone, data la dispersione che c'è, cadono, e come se cadono, nel pensare ciò che è allucinante. Quindi mi raccomando, dico questo solo, soltanto, esclusivamente perché ho avuto esperienze di gente che pensava che questa fosse la soluzione per coloro che mangiano di tutto e di più. E no, questi alimenti sono alimenti che vanno inseriti in modo equilibrato in quella che è la dieta mediterranea o in altre diete salutari e preventive. Quindi che questo sia chiaro. In ogni caso, come vi ho già detto, io qui vi espongo principalmente in linee generali alcune delle piramidi alimentari, cioè alcune delle basi di quelle che sono le piramidi alimentari, ma poi farò altri videocorsi specifici dove parleremo delle piramidi alimentari in senso stretto. Quindi, qui in un corso di nutrigenomica, a me interessa che voi sappiate
l'effetto dei nutrienti presenti in alimenti benefici o non benefici, quindi l'effetto negativo o positivo o negativo che sia a livello del nostro genoma. Punto. Per il resto occorre tanto altro studio e tanti altri videocorsi. Quindi non pensate di fermarvi qui. Continuiamo adesso la lezione, vi spiegherò in linee generali che cosa sono le antocianine. E poi vedremo dove li troviamo e poi vedremo i benefici che hanno. Allora, continuiamo, vediamo che cosa sono le antocianine. Innanzitutto, vediamo di andarci gradatamente. Abbiamo detto che sono dei pigmenti che danno il colore ai fiori e ad altre parti di piante superiori, principalmente di piante superiori, quindi danno il colore, per esempio, ai fiori. I fiori li vedete tutti belli colorati perché essenzialmente sono presenti questi pigmenti che prendono il nome di antocianine. Cosa sono? Da un punto di vista di chimica organica sono dei polifenoli. Cosa sono i polifenoli? Vi basta sapere, ecco, se avete seguito il mio corso di chimica organica lo sapete, se non l'avete seguito, allora basta che sappiate qui due paroline, perché questo non è un corso di chimica organica, quindi richiedetemelo se volete sapere da un punto di vista chimico cosa sono. I polifenoli sono appunto dei composti, come il nome stesso dice, che hanno più gruppi fenolici. Sono composti innanzitutto aromatici. Composti organici aromatici, quindi sapete dal mio corso di chimica organica cosa sono i composti organici aromatici, che contengono più gruppi, quelli che si chiamano gruppi ossidrili o gruppi fenolici, ecco, li chiamiamo così per quando abbiamo a che fare con i composti aromatici. Abbiamo infatti la classe dei fenoli, tra cui i polifenoli. Si chiamano così perché questi gruppi fenolici sono tanti, sono di più. Cos'è quindi il gruppo ossidrile? Questo gruppo fenolico, come tutti sapete se avete seguito il mio corso di chimica organica, altro non è che un atomo di ossigeno legato a un atomo di idrogeno per mezzo di legame covalente sigma. E sono presenti tanti gruppi OH, quindi ossigeno legato a idrogeno, in queste strutture. Allora, cercate di stare un attimino ben attenti. La struttura base chimica. Qui mi capite se avete studiato il mio corso di chimica organica o se siete preparati in chimica organica, mi raccomando, per coloro di voi che vogliono sapere meglio queste cose, allora richiedetemi il mio corso di chimica organica, e come se volete sapere la via biosintetica nel dettaglio, richiedetemi il mio corso di fisiologia vegetale, tanti altri corsi, andate nel mio sito che avete di tutto e di più, vedete tanti elenchi inerenti specifici videocorsi, quindi quello che vi serve me lo richiedete. La struttura base delle antocianidine che abbiamo visto in precedenza, quindi della cianidina, della pelargonidina e della delfinidina, da che cosa è data? La struttura base delle antocianidine, di queste tre molecole principali, è data da tre, vedete, guardate qui, è costituita da tre anelli aromatici. Quindi passiamo adesso a vedere, come vi avevo detto all'inizio, quali sono gli alimenti in cui trovate questi nutrienti, quindi le antocianine, questi nutrienti benefici per la vita, dove li troviamo? Allora, vediamo brevemente le proprietà benefiche delle antocianine. Vi ho scritto qualcosina in modo tale che la ricordiate, però ovviamente non dovete imparare a memoria queste cose, perché poi naturalmente le approfondiremo con la prossima lezione, perché ovviamente capisco che in una sola lezione non posso affrontare
un argomento così corposo è importante. Siamo sempre nel grosso capitolo delle diete preventive, mi raccomando. Ma questi sono veramente tra gli alimenti più benefici del mondo. Mettetevelo, ficcatevelo in testa. Se associate questi frutti a una dieta antinfiammatoria, come per esempio quando vi parlavo delle diete antinfiammatorie e proinfiammatorie all'inizio di questo corso, quindi se associate questi frutti a una dieta antinfiammatoria, per esempio ricca di omega 3 e a tant'altro, voi veramente non morite più e arrivate a 100 anni facendo veramente le maratone da Palermo a Milano senza stancarvi un attimo. Poi, problemi genetici a parte, ma le reversioni sono pur sempre possibili, a meno che proprio le patologie genetiche non sono patologie genetiche congenite, per cui si nasce con quella determinata patologia genetica, e quindi se non si è geneticamente riprogrammati, allora ci si deve per forza dare alla terapia